chissà, come quando quel bel musetto. Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi una giornata speciale perché ho avuto l'onore di conoscere un personaggio ormai di YouTube noto, un personaggio che se non conoscete lo dovete conoscere, è Luigi di Sentieri Musicali. Ciao, buongiorno. A dire il vero, io non sono venuto qui per lui, per Melody. Melody, chi c'è? Guarda, chi c'è? Oh, ma quanto c'è bello, sì. Ecco qui, siamo scesi dalla macchina, abbiamo raggiunto questo bel posto che si chiama Le Cascate di Montegelato. Questa è la valle, il parco del fiume Treia, molto bello. E vi presento l'ospite di cui vi parlavo in macchina. Lui è il grande Dario Nicolai, fotografo, youtuber che seguo e che vi consiglio di andare a seguire, Dario Nicolai. Oggi con Dario andremo a fare qualche fotografia insieme. Lui è un bravo fotografo e io un po' più escursionista, e quindi andiamo a scoprire questa zona così delle campagne veientane, si può dire? Sì. Ok, e ci troviamo alle cascate del Montegelato che si trovano vicino Roma. Stavo anche dicendo con Luigi quanto era più semplice all'inizio, quando ho iniziato con la fotografia bastava una macchina fotografica e un obiettivo, mentre adesso sono con due corpi macchine, ok? Questo non è una mia proprietà, comunque ho sempre due cavalletti, due macchine fotografiche, un sacco di obiettivi, ma poi per fare cosa? Fantasy, che possiamo dirlo, Dario? È il set del famoso bagno di Trinità. Terence Hill che si viene a fare il bagno con quelle due ragazze mormone, mi sembra. E si facevano il bagno proprio qui, bellissimo. E chiaramente erano due perché i mormoni sono poligami, per cui Terence Hill in quel video poteva fare il bagno con due ragazze rispettando ogni regola religiosa e cinematografica. Questo è il bel set di, lo chiamavano, Trinità. Ok, filtro ND elettronico, tempo di scatto 5 secondi, diaframma F11, ISO 64. Melody, come stai? Stai bene? Tutto a posto? Luce bellissima, tu sai che sei bellissima? Sei bellissima, sì che sei bellissima. Ok, ho montato il filtro ND, ho soltanto un ND1000, con le stesse impostazioni, infatti lo scatto sta andando a 30 secondi, però pazienza, dai, su per giù possiamo vedere, non sarà la stessa fotografia, ma per vedere comunque che il filtro ND elettronico dell'Olympus fa egregiamente il suo lavoro. Ok, le foto sono fatte, le foto per il video della recensione dell'Olympus sono fatte, andatevela a vedere, sicuramente è già uscita. Niente, adesso continuiamo a fare qualche scatto per divertirci, qualche scatto anche un pochino più particolare, evitando di fare i soliti scatti, come dice bene Luigi, cerchiamo qualche posto un pochino più particolare e vediamo, dai, teneteci compagnia. Io monto il filtro ND1000 sotto suggerimento di Dario. Il segreto di oggi posso dire che siccome siamo in pieno giorno l'ND1000 è anche basso come filtro, per cui vedi che insomma la scena è perfettamente esposta anche con 10 stop di differenza. E lui è ancora è un utilizzatore di una vera macchina fotografica Canon 5D Mark III e un bellissimo obiettivo che è il 24-105, che fu il mio primo obiettivo della serie L, fantastico. Perdonatemi se non mi sentite benissimo, ma il rumore dell'acqua, il rumore delle cascate è abbastanza forte, non ho portato il microfono e lavalier, pazienza. Vi parlo un pochino della composizione, adesso mi sono andato a cercare un posto, un qualcosa da poter mettere in primissimo piano. In questo momento sto utilizzando infatti la pietra per il primissimo piano, per poi avere l'occhio che scorre e va sulle cascate. Come vedete l'attrezzatura va utilizzata da attrezzatura, il cavalletto si può, si deve bagnare, l'importante è che non si bagna la macchina fotografica.
volte è proprio strano come ci siano dei posti nascosti anche vicino casa. Le cascate del Monte Gelato si trovano a 66 km da dove abito e non ne conoscevo l'esistenza. Non poggiare una macchina fotografica. È importantissimo, mettete sempre un qualcosa, può essere anche una foglia, un albero, un tronco, un sasso, nel primissimo piano della fotografia per rendere la foto un po' più interessante nella lettura. Ragazzi, abbiamo fatto parecchi scatti, abbiamo fatto parecchie riprese, adesso piano piano ci avviamo, cambiamo perlomeno posto. E mi raccomando, andate a guardare il canale di Luigi che si chiama Sentieri Musicali. Ci troviamo a Calcata. Perché fare fotografia, fare video è fantastico, poi con questa compagnia non si può chiedere di più, però a una certa viene fame, quindi la parte più bella della fotografia è mangiare. C'è anche meno di più. Guarda, un gattone che adesso mi cava all'occhio. Calcata, un bellissimo borgo medievale, mi ricorda molto Civita di Bagnoregio. Di botteghe e di persone che lavorano tra i vicoli e vivono in questo posto, molto bello, vi consiglio di venire a visitarlo. Calcata, provincia di Viterbo. Ok, a stomaco pieno si ragiona già meglio, ci troviamo a Sant'Oreste che sta sul monte Soratte. E adesso andiamo a fare una passeggiata anche in questo borgo e vediamo se scappa fuori qualche cosa di carino, qualche foto o qualche bella ripresa. Anche una certa età, ma riesci a star al passo mio? Non scherziamo qui. E adesso andiamo a vedere i bunker. Sì. Ci proviamo perlomeno. Proviamo. Andiamo, Melody. Ci troviamo sul Monte Soratte e qui ci sono i bunker della Seconda Guerra Mondiale. E questi bunker in alcune date del mese, della settimana, non lo so, vengono aperti ai turisti, giusto Luigi? Sì, c'è un'associazione di Sant'Oreste
di escursionismo che organizza delle visite guidate all'interno dei bunker, che sono dei luoghi un po', insomma, bui e mettono un po' di un senso di quasi di oppressione. Poi con quelle scritte metalliche all'ingresso del posto rimanda un po' la memoria proprio ai campi tedeschi nella seconda guerra mondiale. Insomma, è un ambiente un po', insomma, piuttosto storico, si respira un'aria molto molto. Luigi di Sentieri Musicali, andate a vedere il suo canale, parla di sentieri dell'Abruzzo. Sì, dell'Appennino in centrale, e con il cane qui Melody, eccola qui, che oggi è in atteggiamento quasi cittadino. Con lei andiamo a girare per le montagne dell'Abruzzo specialmente, ma comunque anche del Lazio, delle Marche, e qualche volta ci facciamo qualche voletto con il drone. Fantastico, andate subito a guardare il suo canale, vi metto il link nella descrizione del video. È uno dei canali che io seguo ormai da diversi mesi, è parecchio, e dà veramente nell'occhio, perché uno pensa di adesso Luigi sarà, che ne so, nel Nepal, nel Tibet, invece sta a 200 km da casa mia, per dire, no? Ci fa scoprire posti dell'Italia impensabili. Per esempio questo posto io non lo conoscevo, lui mi ha detto ma andiamo a vedere su Monte Soratte se c'è qualcosa da fotografare o da riprendere. Eccoci qua, ed è bellissimo. Luigi di Sentieri Musicali. Carro armato, credo che questo sia americano, c'è una stella, più avanti c'era un carro armato tedesco, e questo è un posto dove si respira un'aria. Allora, siamo arrivati alla fine del video. E ho trascorso una bellissima giornata in compagnia di Luigi e ci siamo già promessi di replicarle, però questa volta viene a trovare in Abruzzo, in montagna, senza le ciaspole. Io la prima volta che l'ho conosciuto, la prima volta che gli ho scritto, mi ha detto Dario, quando vuoi, però portati le ciaspole. Io che odio la neve, va bene. Però adesso siamo vicini al disgelo, per cui sicuramente se ci viene a trovare in Abruzzo andiamo a fare qualche video, qualche fotografia alla Rocca Calascio, al Gran Sasso, sicuramente c'è da fare. Bisogna che lo vada a trovare. Io vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollice in su come feedback, vi metto il pulsante per iscrivervi al canale di Luigi qui in alto a sinistra e sotto il mio. Andate a dargli un'occhiata, vale veramente la pena. Grazie per la visione, a presto e ciao!